Ciao a tutti i tretti e benvenuti in questo 45esimo episodio della serie America qua su Farming Simulator 2017. Allora, oggi come potete vedere dai soldi abbiamo fatto un bel po' di scorta con le missioni, cioè ci siamo fatti un po' di scorta di soldi con le missioni. Qui ho seminato il campo, questo qui ha soia, ho detto vabbè dai facciamo poi a soia, qui a girasoli e questo pure. Mi sono falciato tutto questo campo e cavoli sta già ricrescendo, cavoli. Vabbè, comunque oggi dobbiamo andare allo shop. Non così veloce, un po' di meno, vediamo. Ok, siamo allo shop. Siamo arrivati molto velocemente camminando. Abbiamo fatto un bello scattino e ci compriamo il nuovo mezzo. Che si tratta? Ha vinto, per la maggioranza di voi ha deciso di comprarci questo fantastico Massey Ferguson. No, scherzo, non questo, anche se ce lo potremmo permettere, ma per ora è troppo grande. Questo qui, il MF, sì, Massey Ferguson è sempre, cavoli, 7700, che poi andremo a potenziare più avanti. Direi di potenziarlo già un po' di uno step. Però aspettate, abbiamo 200 cavalli qui. Per ora portiamo a 240 o subito a 280. Io direi di portarlo a 280. Lasciamo pneumatici larghi, stretti no, ok, aggancio qui no, aspettate. Poi una grande percentuale di voi ha scelto questo Deutz, che non è affatto male, ci potrebbe stare magari più avanti. Configurazione ruota, ok, design warrior, ok, warrior. E molti di voi anche questo New Holland. Questo New Holland però penso ce lo prenderemo molto più avanti, che si può arrivare a 313 cavalli. Non è male. Quindi tra questi tre penso di andare su questo. Vediamo poi, E poi dopo ci saranno gli altri che arriveranno pian piano. Quindi andiamo a comprarcelo. Ma ero tentato di far anche un 722, va più che bene. Però dato che i soldi ci stanno, 700 7726 ci starebbe di più. Pesi, ruote, no, pneumatici larghi. Ma no, dai, lasciamolo normale, standard. E ce lo compriamo. Ok, nostro Massey Ferguson. Finalmente abbiamo in azienda un bel Massey Ferguson. Come ca... Ok. Guardatelo qua, fantastico. Stupendo. Guardate. Bello, bello, bello. Sono anche ben fatti, eh. Allora, prima di salire a bordo, direi di prendermi una bella zavorra a sto punto. Prendiamo questa. Allora, io ho queste. Direi di prendermi una bella. Non ci dice quant'è. Questa qui 1500 dovrebbe essere. O 2300. 1500 andiamo, dai. Colore, lasciamo quelli base che sono belli. Sono belli. Anche se mi sembra un po' piccolina come zavorra. Però si sente un po' il rumore. Allora, la zavorra l'abbiamo già demolita. Allora, saliamo a bordo. Ok, già che ci sono, vediamo un po' cosa potrei comprarmi, perché abbiamo un po' di soldi. Allora, guardiamo un attimo qua. Offerte. Ci sarebbero, ecco, le trebbie e la seminatrice per le patate, però 120 cavalli. Seminatrice per le patate, io opterei per andare subito con la più grande, poi. Esatto, con questa che sì, fa 6 metri al posto di 3. Direi molto di andare su questa più avanti. Poi mi serve anche un'altra cosa. Spandi fertilizzante grande, no. Dove cavoli è? Qui siamo a posto, tecnologia per balle pure. Devo comprarmi una cosa, non mi ricordo più cos'è. Aspettate, qui ecco, potrei comprarmi questo, ma direi di aspettare. Quant'è che c'è? Ho 31 ore ancora in offerta. Magari no, non mi piacciono queste trebbie a comprare. Comunque direi che per oggi va più che bene questo acquisto qua. Guardate anche gli interni. Ah, aspettate, rimorchietti. Magari prendere un rimorchietto in più. Allora, torniamo qua. Ok, si potrebbe pensare. Allora, questo 31.000, questo 40.000, buono. L'idea, la scelta sarebbe quasi quella di prendermi questo, però facciamo piccoli passi, direi.
Ci prendiamo un crampe, ma e se sto pensando, se ci comprassimo, ecco cos'è che volevo fare. Ci compriamo questo, vendiamo il Bergman. Sarebbe un'ottima scelta. Adesso no, proprio avanti lo faremo. Guardate, sono le ruote standard e sono belle grandi anche lo stesso. Spero tanto che ho scelto quelle standard, eh. Non sento neanche l'audio io. Ok. Forse è troppo così. Siamo a 12. Interni, devo dire che non è affatto male. No, è fatto molto bene. C'è anche l'attacco per la cintura. Buonissimo. Però la cintura non c'è. Dettagli, eh. Andiamo un po' con le luci. Lampeggianti e tutto. No, no, sto qui è un bel bestione. Ci piace, ci piace. Ora, tra l'altro oggi volevo portarvi videogiochi di guida, però ho detto no, dai, dato che ieri vi ho portato questa serie, la continuiamo, sennò senza il seguito so già che non siete molto contenti. E anche io, già che ci sono, preferisco portarvi questa. Magari videogiochi di guida, non vi dico bene con precisione, però magari domani, boh, vediamo. Oggi andiamo ad arare con questo nuovo bestione. Andiamo su dritti, dai, andiamo in farm. Aspettate. Ok, no, che cavoli. Ah, giusto, devo fare così. Tra l'altro sono andato fuori strada. Andiamo ad arare il campo, quello seminato ad erba, in modo da avere una maggior resa. Cioè, lo ariamo. Ok. I bancali devo sistemarli, lo so. Le farò, tutte queste cose. Però datemi un po' di tempo. Allora, ci colleghiamo al nostro bel aratro. Ora lo possiamo sfruttare al massimo, dato che con questo trattore c'è tanta potenza e si va via che è una meraviglia. Devo allora. Ok, modalità di trasporto. Ok, c'era giù la ruota, che tra l'altro non sterza. No, che cavolata. Mamma mia, che cavolata hanno fatto quelli della Giants. Se fate la ruota dovete farla che sterza, altrimenti non trovo molto il senso. Allora, qui dovremmo vedere, ok, i segni del campo. Dispieghiamo il tutto. Ok, ci mettiamo qua e iniziamolo con l'aratura. Ah, ok. Lasciamo l'aratura del campo predefinita, altrimenti aspettate. Altrimenti ariamo anche fuori. Direi di fare un'aratura giusta, in modo da arare soltanto all'interno del campo. Lo so che è meno realistica, però almeno abbiamo già un po' il campo delineato, ecco. Abbiamo un po' una sorta di limiti del campo. Se no è un casino, andiamo fuori dappertutto, vabbè. Perché qui però ci ara lo stesso? Aspettate. Spero che lo giri. No, non lo sta girando. Dobbiamo far così. Vabbè, usiamo il ma. C'è la tastiera a sto punto. Se non riusciamo. Allora, questo qui è un entrosolco. Quindi ci mettiamo bene qua. Abbassiamo e si riprende. Questo qui merita parecchio. Ha una potenza che non ha eguali per ora. Rispetto ai trattori che abbiamo è decisamente il più potente, vabbè, non ci vuole tanto, eh. Ha no, non ne ha 80. Quanti cavalli ha? Ho preso subito il più grande? Mi sa di sì. Quindi ha 80 cavalli in più rispetto al più potente che avevamo. Ok. Ora dovrebbe girarlo, sì. Buonissimo.
Vedete, qui mi delimita, cioè non mi lascia andare oltre, mentre laggiù invece mi fa andare anche sulla stradina. Allora, già che ci sono faccio le cose fatte bene, scusate, ma questi pezzettini qua d'erba non mi piacciono molto da lasciare indietro. Allora, togliamo gli add, guardate anche le ruote come sono compresse. Ci sta come trattore. Ah, ok, mi fa arrivare fino qua. Buono. Infatti non capivo perché mi lasciasse quegli spazzettini lì vuoti. Ero convinto che c'era una striscia d'erba prima di arrivare in strada. Invece no. Lo facciamo così. E siamo a posto. So che non è bellissimo da vedere. Però dai, così siamo a posto. In teoria le capezzane, ovvero i lati, cioè i bordi dei campi, gli estremi, ecco. Sono le parti un po' peggiori, sulle più malmesse, ecco. Dove si fa manovre e tutto quanto. Però vabbè. Allora, alziamo. Facciamo una cosa di questo tipo. Vabbè, lo spazio ci sarebbe, però non importa. Vabbè, cerchiamo di fare un po' anche alla fine, dopo. Passiamo sui lati dei campi, ecco. Guardate la ruota sinistra. Vabbè, la ruota sinistra così, però sarebbe la ruota destra del trattore. Come schiacciata. Mannaggia. Ah, ci sta come mezzo, eh. Ci sta parecchio. Allora, riaccendiamo anche i fari. Aspettate. Eccolo qua. Il nostro bestione. Con questo qui ne faremo tante, eh. Ne faremo veramente tante di lavorazioni, fidatevi. Ah, adesso lì me l'ha. Cavoli, mi ha rato in mezzo al ca. In mezzo al. No, già ho abilitato la rat. Ok, premendo il tasto. Cambio selezione. Limite ai campi. Ok, ho tolto il limite ai campi, quindi. Anche se uscivo dal campo lui mi arava. Bel problema. Ora l'ho risistemato. Pratica con il tasto Y del joystick. Vedete? Ora è sistemato. Comunque sì, fa molta meno fatica del Fendt che aveva 40 cavalli in meno prima quando lo utilizzavamo. Vabbè, stiamo un attimino interno cabina. Tanto per provarlo un po' anche da qua. Mi spiace un po' per gli audio, che si sentirà poco o niente, perché non so, dovrei andare a reimpostarli, però non ho più avuto tempo. Comunque, ecco, oggi può darsi, se uscirà soltanto questo video, mi spiace perché ieri ho no, oggi ho avuto il pomeriggio, quando ieri per voi, vabbè, ho avuto il pomeriggio e non ho potuto registrare altro che questo video e basta. Pomeriggio a scuola, per chi non lo sapesse, vado ancora a scuola. E nulla. Allora. Ok, tra l'altro lì il treno passa. Poi ditemi un po' nei commenti cosa mi proponete di fare in questo campo. Io opterei per fare una. Cioè, seminarlo a qualche coltura. Perché farla d'erba non ne vale la pena. Dato che sennò dovrei continuare ad arare e così via. Perché si potrebbe comprare il campo 11, quello vicino alle pecore, e seminarlo tutto ad erba. Quello lì è un mio obiettivo che ho in mente da fare quando mi comprerò il campo. Adesso forse ho i soldi, ma non penso. Però ci starebbe seminarlo a erba. Così abbiamo lì le pecore, un po' la scarichiamo lì. Poi andiamo al BGA a vendere l'erba, cioè sotto forma di insilato. E poi dopo il resto possiamo portarlo. Dai pig non mi ricordo se mangiano erba, ma non penso. No, forse un po' di fieno, sì. Hanno una sorta di razione mista loro, vabbè. E poi dalle vacche che non so, sono è un po' più vicino al campo 11 dalle vacche, alle vacche, ecco. Rispetto qua in farm perché faccio vedere. Vedete il campo 11, sì, più o meno è un po' più vicino. Non tantissimo, però comunque come campo è piuttosto grande.
Allora, devo riuscire a fare i video un po' più corti, se no non riesco più a caricarli. Quindi, se riesco in questo periodo, proverò a fare video un po' sui 16, 15-16 minuti. Perché ultimamente li sto facendo oltre i 20 e so che non vi piace moltissimo. Eccolo qua. Mamma mia, che bestione. Questo qui sarebbe bello vederlo nella realtà perché non mi pare. No, aspettate. A Verona forse l'avevo visto. Non mi ricordo più. Dovrei guardare un attimo sulle foto. Mi ricordo la serie 5000 della Massey Ferguson che ho visto a Fiera Agricola a Verona. Però questo sapete che non me lo ricordo. No, no, non l'ho visto, mi sa, eh. Mentre a Lema non sono appunto andato, come ben sapete, quindi. Però lì so che c'era, vedendo alcune immagini, foto scattate da altre persone. Comunque, Massey Ferguson sono dei bei mezzi. C'è mio cugino che ne ha due, li utilizza per il trasporto legname, e basta più o meno. Dal bosco al. Cioè, da sui montagni in bosco fino giù in paese. Boh, anche fino alle segherie, però sono le serie vecchie, tipo il 6600, no, 6290 mi pare. O 6629, adesso non mi ricordo più che modello è. Ma quello lì serie ancora vecchia, vecchia. Quella, non prima questa, ma quella ancora prima, mi pare. E poi un 7000 qualcosa, però la serie è ancora prima di questo. Cioè, sì, il modello prima, ecco. Sui 100, non so se è un 100, non mi ricordo ancora se è un 180 cavalli o un 130. Però sono belli grossi. Dovrebbero averne sì anche 180. Comunque, guardate da dietro anche la neve sulle montagne. Tra l'altro qui da me dovrebbe nevicare. E da 5 giorni no, da lunedì che continua a dire dai che domani nevica, domani ha messo neve, ma di neve non se n'è ancora vista. Ha fatto un po' brutto su in montagna, però qui a Bassa Valle. Niente di niente. Vabbè, io direi di salutarvi perché stiamo andando oltre ai minuti predisposti. Vabbè. Io ragazzi, termino qui questo video. Vi ringrazio tutti per la visione e guardate che bestione. Direi che vado avanti ancora con le missioni perché se no non andiamo più avanti con la serie, mi sa tanto. E siamo già a 40 episodi, quindi. Piano piano, no, vabbè, andrà ancora avanti, eh. Siamo a 45 episodi, non 40. Io ragazzi, vi ringrazio per la visione e vi saluto. Noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao a tutti i Toretti e al prossimo video.